questo nuovo video. Oggi faremo un altro video riguardo al zero waste. Che strano. Scusate la mia faccia, scusate tutto quel che vedete qua, ma c'ho dei capelli orribili, io non li leggo mai. Infatti se andate a vedere tutti i miei video non mi vedrete mai con i capelli legati, forse ce ne sono due, però quando i miei capelli sono orribili li lego, pretendo che siano belli. Bene, allora, prima di tutto, non l'avevo ancora detto, però siamo arrivati a 1000 qua su YouTube, so che tipo è mo che sono arrivata a 1000 dai su YouTube, però sono contentissima, grazie a tutti, cioè io sono tipo, so che tipo 1000 rispetto alla gente che c'ha i milioni non è niente, ma io sono molto felice di questo traguardo, sono felice che ci sia gente che mi segue tuttora, sono felice di tutti i commenti che ricevo, c'è gente che mi scrive sempre su Instagram, soprattutto alla questione zero waste, e mi chiedono consigli e mi dicono che sono la loro role model e io sono tipo crying deeply. Grazie mille veramente a tutti, quindi ci tenevo a fare questo ringraziamento. Quindi oggi faremo questo video sul zero waste e farò questo video perché siccome io seguo tante pagine sul zero waste, seguo tanti tipo hashtag, perché su Instagram puoi anche seguire solo gli hashtag senza dover seguire veramente ogni pagina, perché se andate sull'hashtag di Instagram dove tipo c'è scritto, che ne so, plastic free o robe così, ti vengono fuori tanti post che hanno questo hashtag, quindi questa cosa è bellissima perché riesci a vedere più cose semplicemente seguendo un hashtag e non solo la pagina, ecco. Vabbè, momento, momento social finito, però se volete anche seguirmi su Instagram ci sono, faccio stories, spesso faccio anche tante cose riguardo al zero waste, tipo metto video, do consigli eccetera eccetera, ed è anche un modo più veloce per comunicare, diciamo, perché non sempre ricevo le notifiche su YouTube, non so perché, e ogni tanto mi trovo con notifiche stravecchie, dico perché non ho risposto a questa persona, perché io ci tengo spesso, cioè ci tengo tanto a rispondere a tutti quando posso. Quindi oggi faremo questo video proprio perché seguendo tutti questi hashtag, seguendo tutte queste pagine belle, aesthetic, instagrammable, ho voluto fare questo video, ovvero quello delle cose zero waste da non fare, gli errori che non si dovrebbero fare quando inizio questo percorso zero waste, e l'ho fatto proprio perché questa idea mi è venuta proprio perché stavo guardando il mio Instagram su queste cose dove vedevo queste foto con cose belle, stupende, bellissime, e poi sono anche errori che anch'io ho fatto, quindi ci tenevo, diciamo, a educare meglio chi dopo di me prenderà questa strada, saggezza, cioè Dante della Selva Oscura proprio. Quindi ho fatto una lista qua di 5 punti. Allora, il primo punto che voglio dire è: se iniziate il zero waste, vi prego, non buttate via tutto per ricomprare cose che sono più zero waste. Io quando ho iniziato il mio percorso zero waste avevo ancora tipo shampoo, saponi, detersivi, spugne, perché ero sempre una che comprava in più per avere quella cosa di riserva, diciamo. Quindi quando io ho deciso, ok, vado zero waste, non è che ho detto, vabbè, buttiamo via tutto e compriamo il shampoo solido, compriamo il balsamo solido, compriamo la spazzolina bella, ecco, no. Ho semplicemente deciso di finire tutto ciò che avevo per poi passare a un metodo alternativo. Quindi ho visto questa cosa tantissimo, perché vedo sempre tutte queste foto aesthetic di cose, di gente che tipo, sì, che bello quando, cioè tipo un mason jar, bla bla bla, quando semplicemente si possono riutilizzare dei barattolini del sugo o i barattolini delle marmellate, insomma, quando compriamo tante cose tipo sughi in barattolini, sughi, marmellate, tutte queste cose qua, alla fine quei vasetti si possono riutilizzare, non dobbiamo per forza buttarli via, anche se comunque il vetro è sempre un'alternativa migliore alla plastica, quei vasetti si possono tenere. Io per esempio avevo tanti mason jar in casa per il semplice fatto che io li utilizzo come bicchieri proprio. Infatti vedete, io li utilizzo come bicchiere d'acqua perché sono molto comodi, sono molto grandi e io avevo tipo 3 bicchieri in casa, 3 bicchieri per l'acqua, quindi avevo preso questi quando avevo comprato delle cose per il matrimonio, ma qua in Canada, se andate in un negozio dell'usato, quindi se per caso vivete in Canada o cose simili, ai negozi dell'usato ne trovate a bizzeffe di questi qua e costano magari pure meno. Però sì, io ce li avevo perché li utilizzavo come bicchieri d'acqua, li utilizzo tuttora, però ne avevo in più, quindi adesso li utilizzo per metterci dentro cibo, per metterci dentro per cose che compro tipo il tè o frutta secca eccetera eccetera. Quindi non buttate via le cose che avete, sfruttatele fino all'ultimo, perché
Il zero waste è anche questo, sfruttare le cose che si hanno, utilizzarle fino allo sfinimento per poi passare magari a un metodo più eco-friendly. Il secondo punto è non fare tutto subito, nessuno vi costringe a fare tutto bam, così. Io sono stata un po' così, e nel senso tipo che ho detto sì, adesso voglio essere zero waste, adesso voglio fare questo, quindi diciamo che tante cose sono passata così, ma in realtà sono state anche cose che non ci voleva tanto sforzo, del tipo, che ne so, lo spazzolino in bambù, oppure il DIY di qualcosa, oppure semplicemente cucinare di più, eccetera, eccetera. Sono cose che non richiedevano tanto sforzo, però, per esempio, ci sono cose che richiedono più sforzo, del tipo se si decide di non mangiare più la carne. Io per esempio l'ho fatto dopo ben 6 mesi che ho iniziato il mio percorso di Zero Waste, che ho deciso di non mangiare più la carne, anche se sono abbastanza intollerante, ho deciso comunque di evitare il più possibile i latticini. Non sono vegana, non sto dicendo questo, semplicemente sono un po' intollerante, ma poi mi sono molto informata sull'industria dei latticini. E ho visto tante cose orribili, un po' come la fast fashion, ecco, quindi diciamo che il minimo che posso utilizzare meglio è, però non sto dicendo che ho eliminato proprio tutto i latticini, però tipo la cosa che io utilizzavo di più era il latte, però siccome mi gonfiava come un pallone perché appunto sono intollerante, mi sto facendo il latte in casa da sola, che è il latte di mandorle, il latte di riso, e sono delle ricette semplicissime, magari farò un video, ma vi dico, io queste idee le ho prese da YouTube, da altre persone, le ho prese da Instagram, cioè sono cose che ci sono, semplicemente c'è gente che ci fa video più informativi, vi lascerò anche un video informativo riguardo a questo, perché io ho preso le ricette da là, non sono una mia invenzione, robe simili, quindi se siete per caso intolleranti anche voi, volete passare a una cosa più meno spreco, perché a me dava fastidio comprare il latte vegetale, perché hanno il packaging che non è cartone, il Tetra Pak di merda, che non si ricicla. Bene, allora, quindi diciamo che ci sono delle cose più difficili da fare, quindi non dovete avere l'ansia di fare tutto perfettamente subito, solo facendo anche piccoli passi alla volta è pur sempre meglio di non fare niente. Quindi per esempio anche tipo rinunciare alla fast fashion, so che non è da tutti farlo, so che molti non vogliono farlo, io per esempio l'ho fatto, non me ne pento, non compro cose, però ovviamente è una cosa che se sei tipo una persona che ama comprare, che ama la moda, che ama tutto, è più difficile farlo. Io non sono mai stata una così, ovviamente sì, ogni tanto magari vedo delle cose carine e poi dico, oh carina questa cosa, poi vedo che H&M e sono tipo, no thank you. Quindi diciamo che non dovete sforzarvi di fare tutto subito, soprattutto di non fare tutto perfettamente, perché il zero waste richiede tempo, richiede tanti sforzi, richiede informarsi tantissimo. Vi dico, io tuttora sto ancora imparando tante tante cose, quindi non è una cosa che arriva dal giorno alla notte, però se fate piccoli passi, li fate poco alla volta e li fate bene, credetemi che è sempre meglio di non fare niente. La terza cosa, che è una cosa che ho visto tanto in giro, e diciamo che tutte quelle photo aesthetic sono veramente tipo, è quasi come se ti invogliassero a comprare cose zero waste, però alla fine non è proprio una cosa zero waste comprare cose nuove quando puoi benissimo usare ciò che hai, solo perché sono cose carine, instagrammabili, eccetera eccetera. Vi dico, io certe cose le ho comprate proprio perché ne avevo bisogno, non perché le ho comprate perché sono cute. Sì, sono anche cute, per carità, non sto dicendo che... Però diciamo che tante cose io le ho comprate perché mi servivano, però vedo tanto questa cosa di vedere le cose cute in giro e dire non la voglio perché è zero waste. Beh, allora, il zero waste non significa solo comprare cose carine, significa anche, diciamo, impegnarsi a utilizzare quella cosa carina in maniera giusta e a farne buon uso, ecco. Quindi, diciamo che sì, se non avete una bottiglia di plastica, se non avete una bottiglia riutilizzabile e ne volete una, sì, comprate la cosa più cute che trovate in giro, però se ne avete una o se ne avete due in giro, che sono magari vecchiotte o che ne sono più instagrammabili, non compratene un'altra, cioè usate quello che avete, quando quella si distruggerà ne comprerete un'altra, perché è inutile, è solo una bottiglia d'acqua, non è che ci passerete, non è che la metterete in ogni foto di Instagram. Io per esempio avevo la mia bottiglia d'acqua, ne avevo due, una per il caffè e una per l'acqua, e le avevo da tanto tempo, cioè non le avevo cambiate solo perché sono passata al zero waste, ho detto, oh, guarda che bello, c'ho già queste cose, non devo più pensarci. Quindi non fatevi prendere dalla foga di comprare le cose carine solo perché sono cose zero waste, e mi riferisco, non so, tipo anche ai
ho visto tante cose tipo i sacchettini, tipo per i sandwich con varie cose. Io ne ho comprati due perché non avevo niente e io appunto non uso più la pellicola, quindi non ho pellicola e non ho la cosa di alluminio, come si chiama? Sì, insomma, quella cosa di alluminio in casa per coprire i panini, mi sono presa dei sacchettini, ma cioè ho preso dei primi random che ho trovato, non è che ho preso quello perché c'aveva l'elefantino, quello perché c'aveva la rosina, ecco, quello dico. Oppure prendere tipo, adesso stanno facendo un sacco di pubblicità sulle tazze riutilizzabili, per carità sono contentissima perché sono pubblicità belle, nel senso che sono cose utili, che la gente dovrebbe, diciamo, pensarci bene, però non è che per forza dovete prendere un certo brand, non è che per forza dovete prendere quella, una qualsiasi tazza riutilizzabile va benissimo. Ovviamente ci sono delle aziende che io volevo sostenere in questa cosa, ovviamente tipo la mia tazza riutilizzabile della Gioco, che in vetro devo semplicemente stare attenta quando la utilizzo, sì, instagrammabile quanto volete, però diciamo che questa è un'azienda che è australiana, utilizzano solo materiali riciclabili, e se ti si rompe qualsiasi cosa, tipo se ti si rompe questo o se perdi questo o se perdi questo, puoi comprare sul loro sito solo le cose per sostituirle. Quindi questa è una cosa, una bella alternativa per non sprecare, per non ricomprare le cose. Diciamo che se volete una tazza riutilizzabile, ovviamente sì, io consiglio assolutamente di comprare da brand che stanno cercando di fare tanto per il pianeta, però se avete una vecchia tazza che avete utilizzato prima, che è un po' vecchiotta, che non è così instagrammabile, non cambiatela per favore, è solo uno spreco, piuttosto, non so, regalatela a qualcuno e voi compratevi un'altra nuova, che ne so, però non, se avete delle cose cercate di utilizzare quelle prima di comprare altro, perché anche questo è lo spirito del zero waste. La quarta cosa, e non voglio che qualcuno si offenda da questo punto di vista, è il fatto di fare il minimo indispensabile e pensare di fare tantissimo, nel senso che ho visto tanta gente che dice sì, vabbè, io ho la mia bottiglia, quindi non compro le bottigliette di plastica, però per il resto non fa niente, cioè non fanno niente di che per il pianeta. Sì, avere la bottiglia di plastica, lo spazzolino a bambù e tutte queste cose qua sono cose meravigliose, stupende e comunque meno spreco. Però ho visto tanti commenti in giro sulla plastica del tipo sì, ma questa è riciclabile. Allora, solo perché un prodotto c'ha sopra la cosa riciclabile, eccetera, a meno che non sia cartone, carta, eccetera, la plastica non è 100% riciclabile, non la utilizzano 100%. Le bottigliette di plastica che vengono comprate, tipo, riutilizzano tutte quelle bottigliette, forse un 15%. Non vorrei dire cacate, però vi dico, solo perché la plastica è riciclabile non significa che sia buono, non significa che dovete avere la coscienza a posto. E lo dico non in maniera cattiva e presuntuosa, perché proprio ieri ho visto su Instagram il post di una influencer, della quale non farò i nomi, fare la pubblicità a un coso per fare i sacchettini in sottovuoto, per tenere le cose in sottovuoto, dove lei faceva vedere che teneva della frutta in sottovuoto per poi il mattino dopo cioè, porca puttana. Allora, adesso mi demonetizzano il video perché, cioè, allora, no. No, ci sono alternative per conservare il cibo in maniera molto più etica ed eco-friendly piuttosto che i sacchetti sottovuoto. Non vi serve la macchina per fare il sottovuoto e non vi servono i sacchetti in sottovuoto per mantenere il cibo fresco. Il cibo si mantiene benissimo nelle cose di vetro, quindi se avete i vasetti di vetro, se avete delle scatoline di vetro, si mantengono stupendamente, anche nel freezer potete metterlo. Se volete invece una cosa che occupi meno spazio e che sia più comoda, ci sono le cose alla cera d'api, come si chiamano, tipo le carte al cera d'api, che quella tipo è riutilizzabile, si può lavare e dura abbastanza. Io per esempio quelle le voglio fare da sola, mi sono già comprata tipo la stoffa, mi sono comprata la cera d'api, semplicemente devo un attimo capire come farle, però me le volevo fare da sola, perché quello è un buonissimo modo sia per conservare, tipo prendervi i panini tipo con voi, conservarli in qualcosa che non sia plastica o alluminio, e poi anche per conservare il cibo, quindi quella cosa si può utilizzare benissimo per metterci una cipolla dentro, eccetera, e poi quella la potete semplicemente lavare. Quindi non vi serve la plastica nella vita. Se cercate di evitare la plastica in qualsiasi sua forma, evitatela in qualsiasi sua forma. Se sapete che una cosa è inutile prenderla, tipo i sacchettini sottovuoto, vi prego, non fate questa cosa solo perché una cosa riciclabile non significa che faccia bene al pianeta, perché la plastica resta sul nostro pianeta
Una cosa come 450 anni. 450 anni, manco noi viviamo 450 anni, pure la plastica c'è ancora. La plastica finisce nell'oceano, finisce nello stomaco degli animali, finisce nel pesce, voi col pesce lo mangiate, insomma, arriva anche a intrappolare le creature marine nei sacchettini. Insomma, vi prego, se potete evitare la plastica, fatela e non fatevi ingannare da queste pubblicità. Le influencer sono pagate per fare pubblicità delle cose e spesso non se ne rendono neanche conto loro di quello che pubblicizzano, ma perché hanno il cash. Ultima cosa del zero waste è partire già prevenuti dicendo ma il zero waste costa, ma se non ho i negozietti tipo sfusi, ciao, non posso fare niente, oh my god, non è vero niente, assolutamente. Questa cosa che se non ci sono i negozi sfusi allora non si può essere zero waste, nessuno sarà mai zero waste perfetto, perché magari io evito la carne, evito la fast fashion, evito la plastica, evito questo, però uso la macchina quando capita. Solo per il fatto che io uso la macchina, già questo fa di me un 99% zero waste e non un 100%. Quindi, come ho già detto prima, cercate di essere, di non pensare alla perfezione, ma cercate di pensare a quel che potete fare di più per fare del bene al nostro pianeta, perché alla fine ne abbiamo solo uno, quindi dipende anche da noi, perché il pianeta è stato rovinato fino adesso. Anche pensare al fatto, sì, ma non è che se io faccio qualcosa, sono le grandi aziende che devono fare queste cose, le grandi aziende continueranno a fare merda, perché finché la gente continua a comprare merda da H&M, H&M continuerà a produrla. Questo dipende anche da noi, perché quando le aziende si renderanno conto che magari le persone vogliono delle cose prodotte in una certa maniera e vogliono delle cose un po' più eco-friendly, magari si renderanno conto e cambieranno certe cose. Per dirvi, qua in Canada ci sono stati dei fast food che hanno cambiato tipo tutti i loro packaging di plastica, li hanno messi in carta biodegradabile, hanno cambiato le cannucce in carta, e sì, è ironico perché è un fast food, quindi comunque sono connessi all'industria della carne, però comunque è una cosa in più, non si sprecano bicchieri di plastica, non si sprecano cannucce di plastica, non si sprecano sacchetti di plastica, pur sempre una cosa in più. Quindi non pensate subito che senza i negozi sfuso, senza che le grandi aziende facciano tanto, noi non facciamo niente. Non è vero niente, perché finché noi facciamo qualcosa, credetemi che il cambiamento si vedrà prima o poi. Quindi sforzatevi di non pensare subito ma quella cosa costa tanto, oppure gli sfusi, cioè il negozio di sfuso sì, costa molto di, cioè non molto, costa di più rispetto a un supermercato. Però anche al supermercato, se non avete il negozio sfuso, al supermercato cercate di cercare l'alternativa migliore e non comprare una cosa che è inutilmente impacchettata in plastica. Oppure se avete il negozio sfuso, andate al negozio sfuso e comprate qualsiasi cosa possibile. Se no ci sono i mercati, nei mercati vendono di tutto, e forse i mercati sono la soluzione migliore se non si hanno i negozi sfusi. Allora, io adesso smetto di blaterare perché ho fatto questo video lunghissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete domande fatemi sapere, a me fa sempre piacere consigliare quando la gente mi chiede consigli al riguardo. Mi fa strapiacere, mi fa piacere che vi fidiate del mio consiglio, e noi ci vediamo in un altro video. Noi ci vediamo in un altro video e ciao.